Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi volevo parlarvi di una cosa diversa. Mi è venuta questa idea perché l'altro giorno stavo parlando con mia sorella, appunto, della scuola, delle sue verifiche e cose così, e mi sono resa conto che io non ho mai fatto un video a riguardo, perché come tutti sono andata a scuola. E niente, volevo parlarvi un po' di come mi organizzavo io per, diciamo, non avere magari troppe interrogazioni in una giornata, non dover studiare comunque 500 materie per il giorno dopo e cose del genere. E niente, quindi iniziamo. C'è Kevin qua che è proprio sciallo, proprio stanchissimo, poverino. È mattina, ci siamo svegliati da poco, giusto. E niente. Allora, una cosa che cercavamo di fare noi in classe, a scuola, eccetera, era di non avere troppe verifiche tutte in una giornata, nel senso una, massimo due, o comunque cercavamo di far combaciare verifiche dove magari in una dovevi studiare, nell'altra magari ti bastava dare una lettura, o comunque per esempio per dire magari matematica e la verifica d'inglese, dove inglese dovevi studiare, matematica erano calcoli, oppure per esempio la verifica di diritto dove dovevi studiare e che ne so, avevamo il tema di italiano, ecco, dove appunto non sapendo l'argomento non è che ti puoi preparare in qualche modo. E niente, quindi cercavamo appunto di fare questa cosa qua per non aver troppe cose da studiare tutte insieme. Per quanto riguarda le interrogazioni, ovviamente c'erano ogni giorno, soprattutto in quinta. Per noi è stato veramente un anno, penso, il più brutto di tutti i cinque gli anni di scuola, perché veramente in quinta non avevamo un attimo libero. Scusate, vai Kevin. Non avevamo un attimo libero, proprio ogni giorno eravamo tartassati di verifiche, interrogazioni. Infatti, sinceramente, mi preoccupava molto di come sarei arrivata alla maturità, talmente stanca da tutte le verifiche tutti i giorni, ma letteralmente tutti i giorni, che veramente avevo paura, dicevo, oh, mamma mia, ma io alla maturità arrivo fusa. Però comunque gli anni prima sì, c'era quel periodo in cui c'erano più verifiche, più interrogazioni, poi però c'era il periodo di calma dove c'erano le solite verifiche e interrogazioni ogni tanto, ma non così spesso come in quinta. E niente, perché probabilmente in quinta volevano recuperare tutte le cose che magari non avevano fatto in tempo a fare, tutte queste cose qua. È veramente stato un anno pesante, davvero pesantissimo. E niente, mia sorella adesso è in quinta e grazie a Dio non ha un anno come il mio, perché veramente era una cosa assurda. E niente, poi le interrogazioni per fortuna avevamo un metodo, diciamo, di farle incastrare in modo tale da non essere interrogati nelle stesse materie la stessa persona. Praticamente noi chiedevamo all'insegnante se potevamo farle programmate o meno. Diciamo che in quinta ci hanno assecondato, ci hanno lasciato fare le programmate, a parte qualcuno che diceva che voleva i volontari, ma alla fine dei conti i volontari siamo noi che ci programmiamo e tu vai volontario, tra virgolette, sei stato programmato, vai volontario. E niente, praticamente avevamo fatto una tabella fatta proprio su un foglio che appendavamo con scritto il mese e scrivevamo su ogni giorno che verifiche e interrogazioni c'erano. In un altro foglio a parte, però lo facevamo per ogni materia, segnavamo, che ne so, interrogazione in inglese e poi segnavamo i giorni in cui lei interrogava, per dire, e sorteggiavamo a sorte. Praticamente avevamo scritto su un bigliettino tutti i nomi di tutte le persone e niente, si pescava, che ne so, quel giorno ne voleva 5, il giorno dopo aveva più tempo, ne faceva 6 e niente, tiravamo fuori i nomi. Una volta tirati fuori i nomi, si andava a vedere con le altre interrogazioni, per dire, io ero interrogata il lunedì in inglese, non potevo essere interrogata il lunedì anche in tedesco, allora qualcuno doveva prendere il mio posto. Di solito magari si prendevano le persone che erano in fondo al gruppo, in fondo alle ultime interrogazioni, e venivano messe all'inizio dell'altra interrogazione, non so se riesco a farmi capire. E diciamo che è una cosa che ci ha aiutato veramente tanto, perché comunque, cioè, essendo così tante cose da studiare, così vicine, veramente ti scoppiava la testa. Quindi per fortuna, grazie al cielo, riuscivamo a organizzarci così. Sì, c'era qualche volta qualcuno che non veniva, che non si presentava alle interrogazioni,
tanto noi sapevamo comunque che sarebbe successo. Però per fortuna i professori, diciamo che su questo lato qua, hanno anche capito, perché per esempio la professoressa di tedesco ha detto chi non viene e quel giorno lì deve essere interrogato, si prende un 2, il che lo reputa una cosa comunque giusta, certo se uno è malato no, però se uno lo fa di proposito lo reputo anche una cosa giusta perché comunque non è giusto che ci vada di mezzo qualcun altro, se erano programmate non è giusto che magari io che non dovevo essere interrogata vengo interrogata, non ho studiato, quindi magari un 2. Quindi così, quindi mi andava benissimo. Tante volte, poverino, capitava magari la professoressa di inglese che doveva averne tutti interrogati, lei non usava questo metodo di mettere il 2 e diceva ok, venite, magari su un'ora interrogava 20 minuti e poi si rendeva conto che doveva di venire qualcun altro e nessuno veniva e gli si diceva prof, sono finiti e quindi lei diceva ho capito, ma io adesso cosa faccio 40 minuti? Però per fortuna diciamo che era abbastanza buona, quindi capiva. Poi un'altra cosa che invece mi ha aiutato veramente tantissimo, ragazzi, vi consiglio veramente di farlo, sono stati i riassunti. Riassunti che io non avrei mai immaginato. Praticamente non riassunti fatti solo da me, ma Kevin, cioè questo qua si sta prendendo i biscotti. Oh, bello qua. Kevin, ce l'hai qua il biscotto? Ah. E niente, praticamente avevamo fatto, ovviamente nella classe ci sono i gruppetti, sempre. E quindi noi praticamente eravamo un gruppo di amiche che ci siamo messe tutte insieme e abbiamo deciso di fare i riassunti divisi, ovvero c'erano 30 pagine da studiare, ok, eravamo un gruppo da 8, si dividevano quelle 30 pagine per 8 persone. Niente, a volte capitava perché giustamente un argomento magari durava 2 pagine, tu magari devi fare il riassunto solo di una pagina, ti capitava devi fartelo di 2 pagine perché magari il discorso andava avanti, non potevi interrompere. Però diciamo che anche con quei riassunti ci siamo trovati veramente bene perché praticamente ognuno faceva la sua piccola parte, poi c'era una persona a turnazione che metteva questi riassuntini tutti insieme. E poi niente, praticamente mandava l'email con il file intero a tutte le persone del gruppo. Diciamo che è una cosa veramente comoda perché piuttosto che magari studiarti 30 pagine, tu studiavi magari 15. Come capitava che magari riuscivamo proprio a estrapolare le cose più essenziali, uscivano poche pagine. E comunque andava benissimo. Diciamo che allora la persona più facilitata, secondo me, era la persona che univa tutti i riassunti insieme. Anche se in realtà questo lavoro non lo voleva fare mai nessuno, perché era proprio una questione che dovevi dopo rileggerti tutti i riassunti per vedere se andavano bene e unirli tutti insieme. Anche perché dovevi trovare un senso logico, comunque non potevi, cioè, dovevi unire le frasi in un qualche modo. Quindi diciamo che è una cosa che veramente ti aiutava tanto perché dovevi rileggerlo. Poi soprattutto io che comunque, giusta luce, soprattutto io che comunque diciamo che ho abbastanza una memoria che nel senso se leggo tante cose mi restano già in testa. Non dico magari per tanto perché magari se me lo richiedi tra 2 ore mi sono dimenticata che cosa c'è scritto, però mi ha aiutato. Devo dire che sono veramente contenta perché anche i riassunti comunque mi hanno guidato alla maturità, grazie a Dio non ho dovuto studiare dei libri che erano pagine, pagine, pagine. Infatti anche la maturità io ho studiato da quei riassunti lì e mi hanno aiutato veramente tantissimo. Poi vabbè, un'altra cosa che mi ha aiutato è, diciamo che è stata più una cosa psicologica che farlo in realtà, sono stati i bigliettini. Ci avrete già sentito a me e Francesca dirlo, sì, noi facevamo i bigliettini, madre de genere sono, e pazienza. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha mai usato i bigliettini, perché io credo che pochissima gente non abbia mai usato i bigliettini o comunque non abbia mai copiato in un qualche modo. Noi praticamente facciamo le fotocopie dei nostri riassunti, le rimpicciolivamo. Tipo così, le facevamo diventare bigliettini così e poi ce li portavamo dietro. Oppure tante volte capitava invece in altre materie che proprio scrivevo bigliettini a mano e quello mi aiutava tantissimo perché scrivendo le cose mi restavano già in testa. O comunque se c'era una formulina che non mi ricordavo, la scrivevo sul banco in matita, poi passavo la mano per sbiadirla un pochino. Per non far vedere che comunque l'avevo scritta al momento e poi ci piazzavo sopra il foglio per appunto fare la verifica.
Quindi quando la professoressa passava non lo vedeva e in caso che io spostavo il foglio lei non poteva dirmi niente, comunque poteva essere una formula che io avevo messo lì già da tempo. Perché anche sbiadito, cioè proprio io passavo. Vabbè, comunque sono tutte tecniche che si sperimentano. Ovviamente se non siete capaci non fatelo assolutamente perché se vi beccano sono guai. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Fai ciao ciao. Fai ciao ciao bene. Ciao!